opposta, è una luna nel segno del Sagittario, certo è una luna molto forte, potente per quanto riguarda l'amore e in particolare però le nuove attrazioni, le attrazioni fisiche, ma è una luna che chiaramente vi stressa, vi stanca. Ricordo che in quel settore del cielo c'è sempre la presenza di Saturno e di Marte, presenze ingombranti, presenze che vanno ad agire proprio sul vostro stato psicofisico e quindi avete bisogno di staccare la spina dagli impegni e dalle responsabilità per concedervi dei momenti di puro relax. Andiamo ad analizzare adesso il segno del Cancro. È una giornata tutto sommato piacevole per voi amici del Cancro. Non avverranno cose straordinarie, ecco, mettiamolo subito in chiaro, però anche nella normalità, nella routine, nella vita quotidiana, nel rapporto consueto con i vostri familiari e con il vostro partner, ci sono delle occasioni di divertimento, di godimento anche, devo dire, no? Perché